Pokémon Sole e Pokémon Luna sembrano davvero colmi di frasi e stringhe di testo particolarmente ambigue e che potrebbero suggerire a noi fan ciò che accadrà dopo i due titoli di settima generazione. Quest'oggi andremo a parlare di una particolarissima frase che apparirà al personaggio all'interno del laboratorio di Kukui, situato al piano inferiore della casa del professore stesso. In questa zona, più in particolare interagendo con il computer situato sulla scrivania, il personaggio giocante potrà vedere alcune immagini di Pokémon mai visti in precedenza. Ora, questo potrebbe anche essere un errore da parte di Game Freak, in quanto potrebbe riferirsi ipoteticamente ai Pokémon di Alola che ancora il personaggio non ha visto essendo proveniente da Kanto. Ma ci sono due fattori che porterebbero a pensare altro. In primo luogo, anche completando il Pokédex, la frase non cambierà, quindi paradossalmente dopo aver visto ogni Pokémon, su quel computer ci dovrebbero essere altri mostriciattoli sconosciuti. Inoltre, di solito, in queste situazioni, il Pokémon in questione viene sempre automaticamente registrato dal Pokédex, cosa che non avviene nel caso analizzato. Basti ricordare il caso delle tre evoluzioni di Eevee sul PC di Bill a Kanto, che vennero comunque riconosciute dal Pokédex nonostante si trattasse solo di immagini. Ergo, perché in questo caso ciò non avviene? Potrebbe anche darsi che Game Freak abbia avuto una svista e che accidentalmente abbia creato questo paradosso, ma se così non fosse, allora quei Pokémon su quel dannatissimo desktop non si troverebbero all'interno del Pokédex che il giocatore ha con sé, in parole povere, non sarebbero presenti in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Che quindi questa frase sia un monito per l'arrivo di una non troppo lontana ottava generazione? Forse, ma esiste anche un'altra possibilità a dire il vero. Abbiamo già parlato della moltitudine di riferimenti alla quarta generazione presenti ad Alola e che potrebbero intendere la venuta di un remake di quarta generazione. Ma noi sappiamo che proprio all'interno di questa generazione vennero introdotti Pokémon nella terza versione, in questo caso Platino, che nelle prime due, ovvero Diamante e Perla, non esistevano e stiamo parlando delle evoluzioni di Magmar, Electabuzz e via dicendo. Potrebbero dunque essere che quei Pokémon mai visti siano effettivamente di settima generazione, ma trovabili solo nel terzo titolo dedicato a Sole e Luna, un ipotetico Pokémon Stars? Quindi dopo Sole e Luna ci sarebbe questo terzo titolo ambientato da Alola, e poi, solo allora, i remake di Diamante e Perla. Voi cosa ne pensate? Credete che quella frase sia una semplice imprecisione di Nintendo che annunci l'ottava generazione o che porti ad un terzo titolo legato a Pokémon Sole e Pokémon Luna? Fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Io spero che il video in generale vi sia piaciuto. Se così vi invito a lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate anche dai social che troverete in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video!